Buonasera. Il tema appunto di questa mia lettura è la presenza dei poeti di Dante all'interno del Purgatorio. In realtà che i poeti abbiano un ruolo strategico tra i personaggi che Dante incontra nel suo viaggio ultraterreno è qualcosa che è noto, poeti dalla classicità alla contemporaneità, e insomma non vale neanche la spesa indugiarvi ancora. Basterebbe un fatto macroscopico che cito soltanto appunto in maniera riassuntiva per tutti gli altri, il fatto stesso che la guida che Dante sceglie per tutto l'inferno e per 2/3, diciamo, del suo percorso, quindi fino al paradiso terrestre, sia un poeta, è un dato notevole. Virgilio, fra l'altro, è richiamato proprio come poeta, come degli altri poeti onore lume, quello è il ruolo per cui lui viene scelto come guida. E questo, fra l'altro, si è detto incidentalmente, si nota anche, si marca in qualche modo la differenza netta con quello che a volte è stato indicato come un possibile precedente, anche se non direi un certo precedente, perché l'opera in qualche modo non sappiamo quanto circolata, cioè la presenza all'interno del tesoretto di Brunetto Latini di Ovidio, che a un certo punto appare come guida, se vogliamo, di Brunetto all'uscita della corte d'amore. Ma in quel caso Ovidio non è evocato come poeta, o non principalmente come poeta, ma semmai come maestro di cose amorose. Quindi il salto, la differenza forte che Dante opera è la scelta di Virgilio come guida in quanto poeta. Aggiungere una seconda citazione che ci serve un po' per introdurre quello che è il tema centrale del Purgatorio, di quello che in realtà su cui io mi occuperò per il Purgatorio, cioè i poeti contemporanei a Dante, è ancora un poeta, ma di nuovo non in quanto poeta, che viene attribuito uno dei ruoli centrali dell'inferno, cioè quello di spiegare quale sia la dinamica del contrappasso. È Bertrand de Born, il poeta Bertrand de Born, che in qualche modo spiegherà su di sé, direi proprio in corpore vili, in termini strettamente letterali, le conseguenze del contrappasso. Anche qui, però, Bertrand de Born non entra in quanto poeta, ma entra in quanto consigliere politico, anche se naturalmente, dopo le letture che sono state date di questo episodio di Beltrami, da Chiavacci Leonardi, di Piccona, citarne solo le principali, possiamo chiaramente vedere in filigrana anche in questo episodio dove Bertrand non è citato come poeta, la memoria, cose direi la memoria agonistica di Dante nei confronti della poesia di Bertrand de Born, nell'ottica di una ricreazione di quella poesia epica, poesia della guerra, del bellum, che mancava e veniva in qualche modo lamentata all'altezza del volgare eloquenza. Qui però appunto parliamo del purgatorio, parliamo quindi dei poeti che vi appaiono. Poeti che appaiono più fitti nel Purgatorio rispetto alle altre due cantiche e appaiono con una funzione metaletteraria che è poi un po' al centro del discorso che vorrei fare e che altrove, come abbiamo visto, non è mai esplicita o così esplicita. Mi concentrerò in realtà su due episodi molto famosi e talmente famosi da costringermi quasi a scusarmi di rimetterci mano, ma escludo subito alcune figure che sono pure importanti e che sono naturalmente figure di cui Dante conosce la produzione poetica. Il primo è naturalmente Sordello, ecco, che Dante conosca la poesia di Sordello lo sappiamo da De Vulgare Eloquentia, ma naturalmente la funzione di Sordello nel Purgatorio non è quella del poeta che magari sì, in qualche modo aveva anche scritto poesie politiche, ma è appunto la funzione del consigliere, dell'uomo della corte di Raimondo Berengario e che in qualche modo quindi attua all'interno di quel gruppo di canti che vanno dal sesto all'ottavo la funzione di intermediario tra Dante, la vista, la visione di Dante, quello che è poi sostanzialmente una sorta di panorama critico di quella che è la situazione politica dell'età di Dante. E a maggior ragione, ecco, in qualche modo Stazio, l'altro poeta che viene incontrato nel Purgatorio e che il
Dante, appunto, sappiamo sicuramente conosce, anche se non per Esilio, ma sicuramente per la Tebaide. Ecco, nel momento in cui appare nel Purgatorio, appare a Dante, appare a Virgilio, è sostanzialmente una figura non legata alla sua produzione poetica, ma semmai legata, se vogliamo, alla leggenda, diciamo, della sua conversione e quindi al suo ruolo di seconda guida spirituale da affiancare a Virgilio. Invece i canti che qui, quindi tolti, sono queste figure, anche un po' velocemente, me ne scuso, i canti e i nodi che ci interessano sono quelli che riguardano i poeti contemporanei di Dante, perché il Purgatorio, alcuni canti del Purgatorio, alcuni elementi del Purgatorio sono anche, come dicevo prima, una sorta di prospezione metaletteraria che Dante fa sulla poesia. Potremmo dire immediatamente precedente, dei decenni, si parla di decenni, di una manciata di anni precedenti la stesura del Purgatorio, e quindi di una lettura anche di quella vicenda letteraria che Dante stesso, nel De Vulgari Eloquentia, aveva delimitato cronologicamente in circa un secolo e mezzo, e che qui viene ripresa nelle ultime appendici, quelle più prossime all'Alighieri. Il primo incontro su cui mi fermerò è un incontro appunto notorio, e non è con un poeta, ma è con uno scrittore, ma con un illustratore, con un artista. Ed è naturalmente il canto, il dialogo che Dante ha con Odalisi di Argubbio nell'undicesimo canto del Purgatorio all'interno della prima cornice. Dante ha appena finito di parlare con Umberto del Dobrandeschi, per ascoltare, siamo nella cornice dei Superbi, per ascoltarlo si è piegato, perché i Superbi appunto portano questo peso che li costringe a camminare sostanzialmente con la faccia per terra, quindi anche lui si china per ascoltarlo, forse anche come atto di penitenza. Dante dirà più oltre che proprio nella cornice dei Superbi lui sa di dover passare lungo tempo del suo periodo di purgazione, quindi chinando il viso viene riconosciuto non, come dice, da questi che parlava, ma da un'altra persona e che lo chiama per nome. E naturalmente questo evento è importante perché il meccanismo dell'incontro e del nome di Dante evocato, quindi del riconoscimento nell'aldilà di Dante da parte delle anime dei dannati, dei purganti o dei beati, è segno ovviamente di una conoscenza che c'era in vita. E quindi Dante sono figure, queste figure sono figure che Dante ha conosciuto in vita. E quindi c'è questo primo incontro con Oderisi. Chiedo di vedere la prima slide dove c'è il passo. Che non leggo, ma insomma è un passo altamente noto. Dante appunto riconosce Oderisi da Gubbio, l'onor da Gubbio, l'onor di quell'arte caluminare chiamata in Parisi, cioè un alluminatore, cioè un miniatore noto per la sua capacità di illustrare i codici. Oderisi è tra i superbi, la sua superbia è, come dice appunto, è quella di chi non ha voluto ammettere il primato di nessun altro. Lui è in questa che risiede la sua superbia, un peccato che si è lenito dal fatto che poco prima di morire si pente, quindi, di questo peccato, e questo gli permette di iniziare, di accorciare la permanenza, gli ha permesso di accorciare la permanenza in antipurgatorio e di essere già appunto in questa cornice. Questo passo brevissimo, come vedete, di pochi versi, è stato veramente letteralmente vivisezionato dagli esegeti di Dante per cercare di trarre il più possibile di informazioni, partendo dal fatto che né di Oderisi né di Franco Bolognese, l'antagonista che qui viene ricordato, che è colui che appunto adesso ha superato Oderisi nell'arte di illuminare, non abbiamo notizie, non abbiamo conoscenza di opere certe, quindi non conosciamo né miniature di Oderisi né miniature di Franco. Si è voluto vedere in quella allusione linguistica, in quella alluminar chiamata in Parigi, questa allusione a Parigi e al francese, al termine francese per indicare l'arte della miniatura, o un'allusione a una permanenza di Oderisi a Parigi, appunto in Francia, operativa anche in Francia, oppure al contrario una sorta di elemento stilistico, e quindi un'influenza dei maestri francesi in quest'arte, come in quel verbo pennelleggia che indica l'operato di Franco Bolognese, più ridono le carte che pennelleggia Franco Bolognese, si è voluta vedere una sorta di
contrapposizione stilistica tra un uso del colore che sarebbe il tratto che fa spiccare l'arte di Franco Bolognese, contrapposta a quella di Odorizzi, che sarebbe stata una eccellenza più nel campo del disegno, quindi del tratto, più che appunto che nell'uso dei colori. Naturalmente sono tutte spiegazioni nello stesso tempo plausibili e in qualche modo, se vogliamo, anche indimostrabili, ma diciamo che qui quello che più ci interessa e che quello che semmai ci riguarda anche per quello che diremo tra un attimo è l'idea della superbia, la definizione del peccato di superbia come gran disio dell'eccellenza. Che è il punto su cui si è sentito colpevole ed è stato colpevole del desiderio di eccellere su tutti gli altri, ed è quello che invece ha portato in qualche modo al suo essere scalzato, perché adesso l'eccellenza non è più nelle sue mani, ma è nelle mani di Franco Bolognese. Ed è proprio questa idea dell'eccellenza come qualcosa, dell'eccellenza stilistica, dell'eccellenza artistica, come qualcosa di instabile, che può essere sempre rimpiazzato, che porta quindi Oderisi ai versi successivi. Chiedo se è possibile vedere la slide dopo. Eccola, benissimo, grazie. In cui Oderisi fa un elenco di altri artisti che credevano appunto di avere l'eccellenza, ma in qualche modo sono stati soppiantati. E quindi abbiamo Cimabue, che Cimabue credette nella pittura tenerlo campo, ed ora Giotto il grido, quindi Giotto che sostituisce Cimabue, e poi un altro Guido, un Guido che toglie ad un altro Guido la gloria della lingua, cioè l'eccellenza letteraria. E qui però la simmetria che finora è stata rispettata, quindi Franco Bolognese succede a Oderisi da Gubbio, Giotto succede a Cimabue, un Guido succede all'altro Guido, ha una sorta di appendice. L'appendice è questa indicazione di un terzo, che forse dubitativo, ma questo dubbio, questo forse, diciamo, un forse di, potremmo dire, di modestia fittizia, perché vedremo subito, insomma, è chiaro chi è questo terzo, che è nato e che quindi adesso caccerà dal nido della gloria della lingua l'uno e l'altro Guido. Quindi c'è un terzo che è già pronto a prendere il posto, a raggiungere l'eccellenza che il primo Guido ha subito, gli è stata tolta dal secondo Guido. Chi è questo terzo? Naturalmente Dante. È Dante stesso, quindi questo forse, come ripeto, ha una forma di automodestia, non è ancora sicuro, ma naturalmente la modestia, ripeto, è fittizia, perché in questo momento Dante sancisce la propria eccellenza nei confronti dei poeti che l'hanno preceduto. La cosa naturalmente ci può sembrare paradossale, siamo nel canto in cui si contesta la superbia, in cui l'eccellenza, la ricerca dell'eccellenza in qualche modo è frutto di una fama che poi è all'origine di una fama che poi è destinata a svanire, lo dirà Oderisi nei versi dopo, non è il mondan romore altro che un fiato di vento, cor vien quince e or vien quindi, e muta nome perché muta lato, e Dante invece, diciamo, di accettare questa sorta di mutevolezze, come insomma delle glorie mondane, in qualche modo ne rivendica il proprio possesso, il possesso a suo carico. E quindi una sorta di trionfo anche lui avrà su l'uno e l'altro Guido. La cosa non ha mancato infatti di suscitare perplessità nei commentatori, che si sono quindi trovati in un certo senso a disagio rispetto a questa apparente contraddizione. Perché apparente? Perché in realtà, fermo restando che la superbia è uno dei, sappiamo dall'inizio del poema, è uno dei tre peccati che mirano, allegorizzato nel Leone, che mirano e rischiano di far cadere Dante di nuovo indietro nella selva e quindi gli impediscono di procedere verso il colle. Ma poi, appunto, come dicevo poco dopo, sempre qui nel Purgatorio, Dante ricorderà il destino, il suo futuro, prefiggerà il suo futuro destino di superbo, destinato a scontare appunto questo peccato in questa cornice. Ma
Quello che bisogna sottolineare è che, dicevo, la contraddizione è solo apparente, perché in realtà qui non è che si dia un giudizio negativo del primato poetico in sé. Il problema non è avere il primato poetico, perché anzi, il primato poetico è qualcosa di assolutamente positivo. Come dice Dante, come diceva nei versi che abbiamo visto prima, che sono quelli, ecco, questi qua, la vanagloria dell'umana possa dura poco sulla cima, a meno che non arrivi in età grosse, cioè in età in cui il sapere umano in qualche modo si ferma, e quindi è insito nel progresso degli esseri umani il voler ottenere sempre qualcosa di più. Quindi il primato è segno di un'età, di non essere in un'età grossa, l'età grossa dove questa grossezza è quella su cui, di cui si parla nel Convivio, giustamente evocato da Bell'Uomo a proposito di questi versi, in cui si dice che gli uomini vivono in grossezza d'ogni dottrina disperati. Quando c'è dottrina, c'è anche la voglia degli esseri umani di eccellere. Quindi in sé il primato poetico non è qualcosa di negativo, è negativo nel momento in cui appunto provoca la vanagloria, provoca il desiderio di eccellere e quindi in qualche modo lo sminuire il valore degli altri. Il problema adesso è comunque un altro, ed è quello che appunto riguarda il discorso metaletterario. Perché se Dante è il terzo, chi sono gli altri due? Chi è il primo Guido a cui il secondo Guido ha tolto la gloria della lingua e appunto questo secondo Guido che verrà soppiantato da Dante? È sempre stato spontaneo, diciamo, identificare il primo e il secondo Guido, il primo Guido in Guido Guinizelli e il secondo in Guido Cavalcanti. E così è sempre stato fatto, nonostante anche qualche tentativo di rivedere queste identificazioni per motivi che vedremo tra un attimo. Ma di norma, direi, insomma, se vogliamo quantitativamente, nel 95% dei casi tra commenti e lezioni e studi su questo canto non ci sono mai stati dubbi. Qual è il problema di questa identificazione? Che questo problema, questa identificazione, inserisce due punti critici di discussione e problematici su un altro tema che vedremo, fra l'altro, è appunto centrale anche questo all'interno del purgatorio, degli incontri tra Dante e i poeti del purgatorio, cioè quello della consistenza della realtà e dell'individuazione di quella sorta di avanguardia poetica duecentesca che è sempre stata definita Stil Novo. Quali sono questi due problemi detti brevemente? Il primo è la menzione di Guido Guinizelli. Naturalmente, se Guido Guinizelli è l'equivalente, se il primo Guido Guinizelli è l'equivalente di Cimabue, è l'equivalente di Oderisi, è evidente che Guido Guinizelli è in una sorta di posizione di retroguardia rispetto a quella che è la seconda ondata dei Cimabue, del Franco Bolognese e del secondo Guido, cioè di Guido Cavalcanti. Quindi la sua fama, come quella di Cimabue, come quella di Oderisi, è ormai scura, usando l'aggettivo dantesco, è sopravanzata da quella di autori più recenti, e quindi in qualche modo il suo è un ruolo epigonistico, diciamo, di retroguardia, un luogo di retroguardia. In sé, ripeto, questo non implica un giudizio negativo, naturalmente, come non implica del resto un giudizio negativo della posizione di retroguardia di Oderisi da Gubbio, il valore della sua arte, che ricordiamo, Dante, nelle sue parole a altissima. Dante definisce appunto Gubbio, o Verisi, l'onor di Gubbio e di quell'arte appunto che Luminarsi nomina in Parigi. Quindi non c'è nessun dubbio che ci sia un giudizio positivo anche su Guido Guinizelli, ma naturalmente questo giudizio, questa valutazione di un ruolo di retroguardia implica un superamento che in qualche modo pone Guinizelli in un ruolo defilato, contrario a quello che è quello di Guido Cavalcanti.
Tanto che, appunto, come dicevo, proprio su queste identificazioni si sono in qualche modo avanzate delle possibili alternative, secondo me, insomma, per quello che può valere, non sempre affidabili, ma il primo guida è stato variamente identificato con Guittone d'Arezzo, ad esempio questo da Gorni, per cui il secondo guido sarebbe Guinizelli e quindi tutto ritornerebbe in qualche modo in ordine. E in tempi più recenti Daniele Piccini ha tentato di identificare il primo guido in Guido delle Colonne e il secondo in Guido Guinizelli. Come si vede, però, appunto, tutte queste letture tendono a portare Guinizelli in un ruolo di eccellenza rispetto alla generazione precedente, a creare una sorta di taglio, di stacco che evidentemente però Dante a questa altezza non percepisce. L'altro problema è Cavalcanti, perché questo è il secondo, sappiamo, è l'unico altro passo, se questo secondo Guido è Cavalcanti, l'unico altro passo in cui Dante evoca la figura di Cavalcanti. Cavalcanti, potremmo dire in qualche modo, è il grande rimosso che attraversa la commedia. Il primo passo è quello altrettanto famoso, forse ancora più famoso, del decimo canto dell'Inferno, in cui appunto Guido viene evocato dal padre Cavalcante, Cavalcanti, sorpreso di non vederlo in compagnia del figlio, e Dante si esprime in termini abbastanza scettici nei confronti dell'amico ancora all'altezza, se vogliamo, di questo, all'altezza del racconto storico che c'è nella commedia. Si esprime in termini abbastanza scettici, indicandolo appunto come colui che non può essere lì perché ebbe a disdegno una figura che quasi sicuramente è comunque Beatrice, al di là di quelle che sono le possibili ipotesi. Quell'incontro, un incontro famoso, non merita neanche ricordarlo, ma sicuramente, ecco, già in quel primo passo la menzione di Guido non è particolarmente lusinghiera. In questo secondo passo, il riferimento che Dante fa al proprio superamento nei confronti di Guido implica una frattura, una seconda frattura, se vogliamo, che va in qualche modo a completare quella che era appunto nel decimo canto dell'Inferno. Se nel decimo canto dell'Inferno la frattura è una frattura che possiamo dire di tipo ideologico, in questo caso la frattura è anche di tipo stilistico. Con questa seconda menzione di Cavalcanti, Dante in sostanza dichiara il proprio superamento del primo amico, come veniva definito nella Vita Nuova, non solo più dal punto di vista ideologico, ma anche dal punto di vista linguistico. La gloria della lingua, in qualche modo, è ormai appannaggio di Dante, non solo per i contenuti, ma anche per la forma, per lo stile. Questo naturalmente non dà problemi, sia se lo riportiamo dal punto di vista della cronologia del viaggio, perché la vicenda della Vita Nuova nel 1300, anno del viaggio purgatoriale, del viaggio ultraterreno, quindi prima infernale e poi purgatoriale, era ormai vicenda trascorsa, ma ancor meno poteva avere un senso di novità se lo riportiamo agli anni in cui il purgatorio viene appunto steso, 1310-1315, quindi è chiaro che ormai quell'esperienza, l'esperienza della collaborazione con Dante, con Petrar, con Cavalcanti, quindi l'amicizia, la collaborazione con Cavalcanti era ormai un episodio chiuso e lontano nel tempo. Naturalmente, però, il problema si pone nel momento in cui uno vuole ritenere quella stagione un qualcosa di omogeneo in cui non si sono create fratture, in cui Cavalcanti, Dante e altri autori in qualche modo formavano appunto, come dicevo prima, una sorta di avanguardia poetica che circolava sotto il nome dello Stinove, che quindi si muoveva in maniera compatta. La lettura che Dante dà a ritroso di quella vicenda non è questa, è una lettura a scalare in cui è solo Dante alla fine di quel percorso che raggiunge l'eccellenza della poesia. In questo senso, il passo di Oderisi, che di fatti è quasi sempre un po' curiosamente passato in silenzio in tutti i volumi che si sono occupati dello Stilnovo, pur essendo evidentemente da proiettare anche nell'interpretazione di quel fenomeno, si collega in maniera abbastanza unitaria con l'altro punto, quello su cui adesso passerò e che su cui poi alla fine chiuderò, quindi
questo discorso che sto cercando di fare, ed è quello del canti, dei canti 24 e 26, i due canti paralleli famosissimi, che vedono appunto al centro gli incontri con due poeti, il primo Bonaciuto Orbiciani e il secondo proprio quel Guido Guinizelli che abbiamo visto evocare poco prima come primo Guido superato da Guido Cavalcanti. Partiamo dal canto 24esimo, anche qui di nuovo si tratta uno dei canti più nuovi, più noti della commedia, più analizzati, più letti, quindi si può scivolare anche abbastanza velocemente sul suo contenuto. Siamo nella sesta cornice, siamo tra i golosi, che vengono appunto dimagriti, dalla giustizia divina in maniera talmente, atroce da stravolgere le stesse sembianze. Dante, incontrato nel canto precedente, Forese Donati, amico di gioventù, fratello di Corso Donati, e anche, suo corrispondente in poesia, quindi un altro dei poeti, se vogliamo, che Dante incontra nel Purgatorio. Forese sta accompagnando per un tratto all'inizio quindi del canto Dante, mentre stanno parlando di varie questioni. Dante chiede ad esempio notizie di Piccarda Donati, di cui Forese gli annuncia la collocazione in paradiso, infatti poi Dante la incontrerà nel cielo della luna, e poi a un certo punto Dante chiede chi siano i personaggi che sono i compagni di pena di Forese. Qui chiedo se si può vedere la diapositiva, grazie. E qui c'è appunto il passo, versi 16 e 33, in cui Forese nomina alcuni personaggi che vediamo. Io qui non lo leggo di nuovo, però in particolare il primo nominato è Bonaggiunta da Lucca, e poi fa una serie di altri esempi, con quella faccia di là da lui più che l'altra, e trapunta ebbe la Santa Chiesa in sulle braccia, quindi, e così via, Martino IV, Baldino dei Baldini, eccetera. Questo elenco di penitenti ha un aspetto abbastanza curioso, perché sono tutti nobili o diciamo prelati, papi, prelati, nobili, cosa peraltro abbastanza che ci si può attendere in un canto in cui si parla del vizio della gola, naturalmente vizio peculiare, se altri ce ne fosse, degli altri stati della società. E questo insieme di figure, appunto, quella che spicca per anomalia, perché non appartiene a quel novero, è appunto Bonaggiunta da Lucca. Quindi c'è già questo primo momento di strana inserimento, questo inserimento piuttosto strano rispetto all'insieme degli altri penitenti. Ci si è chiesti perché Bonaggiunta da Lucca venga punito tra i golosi. È un elemento particolarmente discusso, perché di fatto si è tentato, ad esempio, di ritrovare nelle sue rime accenni a questo suo vizio, ma accenni abbastanza improbabili. Probabilmente ci dobbiamo rassegnare al fatto che Dante utilizzi qui per questa collocazione notizie che lui avrà avuto in qualche modo indirette, insomma, orali, racconti orali che circolavano, aneddoti che circolavano sul poeta. Vedremo tra un attimo che peraltro appunto Dante ha vissuto per un certo periodo a Lucca, quindi avrebbe anche avuto modo di raccogliere queste informazioni. Non c'è bisogno di pensare a chissà quali allusioni nei testi. Bonaggiunta sta lì, in realtà, per goloso, ma anche per quello che verrà dopo. Ecco, perché quello che importa è che in realtà di tutte queste figure, lo sviluppo narrativo sarà più o meno nullo, cioè il peccato della gola non produce racconto, se non in questo elenco più o meno espanso, ma in qualche modo si chiude in questo. La figura di Bonaggiunta ha uno scopo, ma non è quello appunto di essere un goloso, ma lo scopo è quello che si vede nei versi subito successivi, se possiamo vedere la diapositiva che segue, versi successivi, anche questi notissimi, in cui Dante in qualche modo
afferma di essere attirato tra tutti i penitenti che Foresa ha nominato proprio da Buonaggiunta, perché Buonaggiunta dice più parea di me aver contezza, cioè sembra di riconoscerlo. Cosa vuol dire aver contezza? Questo verso è uno dei versi del canto che ha posto più problemi dal punto di vista testuale, perché aver contezza naturalmente significa mi aveva riconosciuto, ma Buonaggiunta ovviamente non può aver riconosciuto Dante. Buonaggiunta non si è mai mosso da Lucca, era sicuramente morto quando Dante raggiungerà la città, quindi non possono mai essersi incontrati di persona. Vari editori, da Lanza a Sanguinetti a Chiavacci Leonardi, anche inglese, sostituiscono quindi questo aver contezza con voler contezza. Ecco, sembrava voler parlare con me, c'è qualcosa che lo attira. Anche la lezione alternativa, però, in qualche modo funziona fino a un certo punto, perché a questo punto non è più tanto Dante che potrebbe avere il problema di capire come mai che Dante può aver visto Buonaggiunta, ma il contrario, Buonaggiunta non può aver mai visto Dante, quindi come può voler saperne di più di una persona che non ha ancora riconosciuto? Non può aver capito, forse potrebbe averlo capito, ma insomma è abbastanza inverosimile e macchinoso, potrebbe averne capito l'identità perché lo vede insieme a Forese, ma ricordiamoci che Forese è riconoscibile per la vaghezza, insomma rimane un punto abbastanza complesso. Detto questo, comunque, evidentemente Buonaggiunta sa qualcosa di Dante. Tralascio sul primo punto discusso, c'è cioè quel gentucca che Buonaggiunta mormora nella bocca, là ove il sentì la piaga della giustizia che si dipluca, cioè in quella bocca che è stata l'origine di quella pena che qui lo sta piluccando, cioè lo ha fatto letteralmente a pezzetti, a morsetti. Gentucca, che è probabilmente un nome, che è un nome molto diffuso a Lucca, ma che probabilmente è allusione, come dice subito dopo, a una qualche fanciulla che nel 1300 non si è ancora sposata, che farà cambiare idea a Dante sui lucchesi. Sappiamo che Dante, come aveva ben spiegato nel ventunesimo dell'Inferno, non aveva una grossa stima di Lucca e dei lucchesi. Farà cambiare, appunto, dice Buonaggiunta, parere, ti farà cambiare parere sulla mia città. Quindi una figura sicuramente legata alla permanenza dell'esule Dante a Lucca, che sappiamo attestata anche da alcuni documenti che riguardano il figlio. Quello che ci interessa di più, naturalmente, è la parte, quindi dopo questi versi che parlano di Gentucca, è la parte successiva, che vediamo nella diapositiva, anche questa successiva, che è la parte in cui Buonaggiunta chiede a Dante chi è, insomma, se lui è veramente Dante Alighieri. E glielo chiede utilizzando appunto questi versi famosissimi, i primi tre versi famosissimi, gli chiede sostanzialmente se lui è l'autore di Donne che avete intelletto d'amore, cioè la poesia che ha iniziato, ha tratto fuori per la prima volta le nove rime, le rime nuove. Su questi versi si è accumulata una tradizione esegetica talmente enorme che forse conviene intanto in un primo momento fermarsi alla spiegazione puramente letterale, che è già comunque molto significativa. Se noi ci fermiamo alla lettera, l'indicazione di Buonaggiunta è precisissima. Buonaggiunta dice che Dante ha iniziato a scrivere le nuove rime, cioè ha cambiato il proprio stile in una direzione di novità nel momento in cui ha cominciato la canzone Donne che avete intelletto d'amore. Cioè la canzone è l'episodio che inaugura, per dichiarazione dello stesso Dante all'interno della Vita Nova, lo stile della Lode. Che quella canzone avesse un significato cruciale nella vicenda poetica dantesca, noi lo sappiamo perché ce lo dice lo stesso Dante all'interno della Vita Nuova, dicendo che una volta che quella canzone si fu diffusa tra i lettori,
Il suo ruolo divenne quello di esperto di cose d'amore e tutti gli chiesero quindi a quel punto di definire, ad esempio, che cos'era l'amore, tanto che a questo proposito Dante venne esortato, venne, come dire, si decise a scrivere un sonetto, che è il sonetto subito successivo che riguarda appunto la natura d'amore, basato peraltro su accenni e su riprese guinizzediane, ma su questo torniamo dopo. Quindi è una canzone che sicuramente già da subito si installa, per così dire, nella cultura poetica fiorentina, innanzitutto, ma non solo fiorentina, come punto cardine. Ricordo che è l'unica canzone di Dante e di autori vicini a Dante che viene copiata, per quanto da una mano successiva, ma non tanto lontana dalla mano principale, nel Codice Vaticano Latino 3793, cioè in uno dei tre canzonieri delle origini. L'unica canzone appunto copiata è questa, segno quindi di una diffusione anche in ambienti non strettamente legati al nuovo stile. Quindi il Vaticano Latino 3793, come note, semmai un repertorio dello stile, se vogliamo, più arretrato, pre-dantesco. Quindi è quella la canzone, e in qualche modo Dante, attraverso le parole di Buonaggiunta, lo ribadisce, è quella la canzone che inizia la nuova stagione, in qualche modo la rivoluzione stilistica dantesca. E a quei versi che abbiamo visto prima, se possiamo magari far rivedere la slide che abbiamo appena visto, Dante risponde, anche la risposta è particolarmente nota perché risponde con una terzina in cui, in maniera estremamente sintetica e direi memorabile, indubbiamente memorabile, sintetizza la prosa che precedeva nella Vita Nova appunto la composizione della canzone Donne che avete intelletto d'amore. Se possiamo vedere la diapositiva successiva, ecco, vi ho indicato in rosso i punti, ma allora dico che la mia lingua parlò quasi come per se stessa mossa, che va indicando, io mi sono unque quando amor mi ispira, noto, e a quel quindi inizio, amore ispira e fa parlare in maniera quasi involontaria. Queste parole io riposi nella mente, appunto, noto, indico, annoto nella mia memoria quello che Dante appunto ha vissuto, e quindi questo inizio, Donne che avete intelletto d'amore, viene memorizzato da Dante, e poi dice, ritornata alla sopradetta città, pensando al quanti dì, cominciai una canzone con questo cominciamento ordinata nel modo che si vedrà di sotto nella sua divisione. Quindi i tre momenti: il primo momento, diciamo, dell'ispirazione, il secondo momento della memorizzazione di quel nucleo che l'ispirazione fa balzare in maniera magica, la lingua parla come per se stessa mossa, e qui evidentemente ci sono anche tutta una serie di memorie evangeliche forte, e poi la memorizzazione, poi, una volta conservata nella mente, a distanza di tempo, crea in quel modo, come dice Dante, che edita dentro vo significando, e poi il vo significare, cioè la scrittura vera e propria della canzone a partire da quel cominciamento. Quindi quella risposta di Dante riprende in maniera letterale la prosa che precedeva la stesura della canzone. Dante quindi non dice sì, sono io, ma in qualche modo risponde in maniera ancora più adeguata, perché risponde ricordando al proprio interlocutore quello che lui stesso aveva detto in merito alla composizione della canzone Donne che avete intelletto d'amore, ricordando l'episodio che in qualche modo ne aveva causato la stesura, afferma la propria identità di fronte a Buonaggiunta. Naturalmente, a questo punto non ci sono più dubbi, le nove rime sono le rime della lode, sono le rime che a partire da quella canzone di cui Dante
rivendica non solo la composizione, ma le modalità di composizione in cui amore è che spira, che si muove dentro, che ditta dentro, determina la totale equivalenza tra atto amoroso e sua espressione poetica, che è poi il nucleo forte della poesia, della lode, quella poesia in cui, come dirà Dante, appunto, come aveva detto Dante, nella Vita Nova risiede tutta la beatitudine di Dante. L'unica cosa che gli rimane, in qualche modo, e che rimane intangibile dell'amore per Beatrice. Quindi, le parole che lodano la donna mia e che iniziano appunto dalla canzone Donne che avete intelletto d'amore, sono quelle parole che iniziano le nove rime, come appena detto. Buona giunta. A questo punto. È su questo punto, su questo elemento, su questa equivalenza tra poesia della lode e nove rime, che dobbiamo leggere la prosecuzione, la replica che c'è, che fa il poeta lucchese, che fa buona giunta a queste parole di Dante. Quindi possiamo vedere la diapositiva successiva. Anche questi sono stati versi letteralmente vivisezionati e quindi ci possiamo fermare solo su alcuni punti. Intanto il fatto che issa è l'avverbio issa, questo avverbio lucchese che viene inserito da Dante anche per connotare in qualche modo il suo interlocutore, fa capire che le parole. L'issa non è legato alle parole che Dante ha appena detto, noi dobbiamo interpretarlo come il momento ultraterreno, è nell'aldilà che Buona Giunta ha capito quello che sta per dire. Quindi questo ora non è da collegare naturalmente alla situazione contingente, ma alla situazione generale. È nell'aldilà con la rivelazione della verità, con l'evoluzione compiuta della verità, che anche Buona Giunta vede quello che non poteva vedere nel mondo secolare. E questa incapacità di vedere, come dice appunto, accomuna lui, ma accomuna anche Giacomo d'Alentini, Guittone d'Arezzo. Qui naturalmente la compagnia, l'elemento che colpisce è la compagnia, perché con qualunque cosa Dante potesse pensare di Guittone d'Arezzo, ma sicuramente il livello di notorietà di Guittone d'Arezzo e di Giacomo d'Alentini non è minimamente affiancabile a quello di Buona Giunta, anche perché insomma. Il maggior poeta della scuola siciliana, il maggior poeta toscano della generazione subito successiva, insomma, si trovano in qualche modo un po' a disagio, se vogliamo, accanto alla figura un po' decisamente più esile di Buona Giunta. Anche qui si è cercati di spiegare il perché di questa vicinanza. Buona Giunta è nominato, come sappiamo, nel De Vulgare Eloquentia, nel 13° capitolo del primo libro, ma è nominato in un elenco assolutamente neutro accanto ad altre figure tutt'altro che note, che ci fanno anche capire forse che Dante non aveva quella gran conoscenza della poesia di Buona Giunta, visto che la fianca figure come Galletto, Pisano o Bartolomeo Mocati, che non hanno appunto sicuramente avuto neanche dopo la stessa fama che hanno Guittone o Giacomo d'Alentini. Si è voluto collegare la presenza di Buona Giunta, quindi diciamo il suo ruolo di portavoce della poesia precedente a Dante, accanto a due figure dello spicco simile a quelle dello spicco forte di Giacomo e di Guittone, al fatto che in qualche modo Buona Giunta sia stato implicato in un'attenzione che possiamo vedere nella diapositiva successiva, in un'attenzione con Guido Guinizelli, anche questa famosissima, il sonetto diretto a Guido, voi che avete mutata la mainera. Attenzione che però non va probabilmente neanche sopravvalutata dal punto di vista delle valenze teoriche, si tratta probabilmente anche di un'attenzione in parte giocosa, ma in cui sicuramente questo va comunque ricordato. Conosciuto, ci sono presenti delle valenze teoriche esplicite, soprattutto diciamo in un'opposizione tra quello che è la poesia di Buona Giunta e forse di altri che Buona Giunta in qualche modo ritiene simile a sé e quella che è la poesia del suo corrispondente Guido.
In questa opposizione potrebbe quindi esserci in qualche modo quel nucleo dell'opposizione tra le vostre penne e le nostre penne implicite che avevamo visto nel passo precedente, che magari possiamo vedere, ma no, possiamo vedere un attimo la diapositiva prima, così abbiamo di fronte noi. Ecco, grazie. E, appunto, c'è questa opposizione, io vedo ben come le vostre penne dirette al dittatore se vanno strette, che delle nostre certo non avvenne. Qui c'è in qualche modo un'opposizione stilistica che è anche, possiamo immaginare, generazionale, come c'era un'opposizione tra il qui e il là, tra Bologna e Lucca, possiamo immaginare, nel sonetto che Buonaggiunta indirizzava a Guinizelli. E qui possiamo di nuovo appunto far rivenire in mente, rievocare quel passo che citavo poco prima del tredicesimo capitolo del primo libro del De Vulgare Eloquentia, dove ci sono due opposizioni molto strette tra un elenco, un primo elenco di poeti che utilizzano il volgare, i vari volgari della Toscana, convinti che siano volgari eccelsi, sbagliando e quindi producendo poesia plebea, invece il secondo elenco di quelli che hanno capito che cos'è veramente il volgare eccellente, che include appunto, sappiamo, la Apucino da Pistoia, Guido Cavalcanti e lo stesso Dante. Quindi c'è sicuramente un'opposizione generazionale, ma nello stesso tempo c'è una sorta di indefinitezza in questo vostre che non può non essere strategica. Dante in qualche modo si pone come unico interlocutore, portavoce, quindi anche unico interlocutore di una opposizione, però anche di una successione di una tradizione poetica che parte dai siciliani del Notai, attraversano la generazione di Guittone e di Buonaggiunta ed arrivano a lui come unico sostanzialmente portavoce antagonista. In qualche modo rievocando appunto quel ruolo di eccellenza che si attribuiva nel colloquio con Oderisi da Gubbio. Alla fine il canto di Buonaggiunta quindi identifica in Dante e nella sua canzone e magari appunto in altri che in qualche modo però Dante non vuole evocare i silenzi di Dante hanno a volte lo stesso peso, se non il peso maggiore delle sue affermazioni, afferma che la novità, il dolce stil novo, come sappiamo che appunto da qui viene la categoria che poi è stata utilizzata storiograficamente dalle sante in avanti, si identifica in qualche modo nella figura di Dante e nel Dante che scrive appunto la canzone Donne che avete intelletto d'amore e da lì in poi affronta il nuovo stile, la poetica della lode. E quindi se lo stile nuovo appare in questi versi, appare in sostanza, e ce lo potremmo anche aspettare, come una sorta di autodefinizione che Dante dà di una propria stagione poetica, non tenendo fuori la possibilità di altri poeti che possono avere in qualche modo partecipato a quella stagione, ma naturalmente mettendoli in una sorta di cono d'ombra che sostanzialmente li pone in un piano secondario. La questione non cambia se veniamo all'ultimo canto, e qui andiamo a concludere il nostro discorso, viene sempre abbinata a questo in maniera non arbitraria, cioè il canto 26esimo. Siamo nell'ultima cornice, cornice dei lussuriosi. I lussuriosi sono immersi in un muro di fiamme, che li separa anche da Dante, dall'esterno della cornice. Dante è costretto a camminare sull'esterno per evitare di bruciarsi. I lussuriosi camminano in due gruppi: un gruppo comprende gli eterosessuali, gli altri gli omosessuali, che vanno in senso antorario. Tutte le volte che si incontrano, si scambiano un bacio veloce, si ricordano l'uno all'altro il proprio peccato. Gli eterosessuali ricordando Sodoma e Gomorra agli omosessuali, gli omosessuali ricordando la vicenda di Pasifae agli eterosessuali. Quando Dante attraversa il cerchio, il sole sta calando alle sue spalle, quindi l'ombra si proietta sul muro di fiamme e a questo punto l'ombra rivela la sua natura di essere vivente, quindi come spesso sempre accade, quasi sempre accade nel purgatorio, le anime si avvicinano per avere informazioni del perché Dante vivo sia in quella situazione. Un'anima in particolare inizia a spiegare appunto qual è la colpa scontata, la ragione dei due gruppi.
E poi, conclusa questa spiegazione, ai versi 88 e seguenti, se possiamo vedere la diapositiva successiva, dopo aver spiegato appunto tutto questo, dice: ti dico chi sono, farotti ben di me volere scemo, son Guido Guinizelli e già mi purgo per ben dolermi prima calostremo. L'evocazione, il nome di Guinizelli, provocano in Dante una emozione irrefrenabile. Possiamo vedere la diapositiva successiva. Dante evoca l'episodio della Tebaide, per l'appunto, ricordavamo all'inizio di questo discorso, l'episodio della Tebaide in cui i due figli di Psipile cercano di abbracciare, proteggere la madre che viene portata via dal re Licurgo che vuole portarla all'esecuzione, quindi cercano di salvare la madre in pericolo di morte. Dante dice: stavo quasi per fare lo stesso quando sento nominare il padre mio e degli altri miei, miglior che mai rime d'amor usar dolce leggiadre, però questa non arrivai a tanto, naturalmente non si getta nel fuoco, cosa che avrebbero invece fatto fanno sicuramente i figli di Psipile, e si ferma. Naturalmente l'equivalenza è definirsi figlio di Guinizelli è un'equivalenza particolarmente potente. Quella di Guinizelli è una primogenitura non solo per Dante, nel campo della lirica amorosa, le rime d'amor dolci e leggiadre, ma è appunto una paternità estesa, padre mio e degli altri miei miglior che mai rime d'amor, eccetera. Quindi è un'attestazione di stima fortissima, di primogenitura fortissima, che va a toccare tutta la poesia amorosa e principalmente appunto la poesia amorosa di Dante. Naturalmente, se l'apparizione di Buonaggiunta poteva in qualche modo sorprendere, qui non ci sorprende. Guinizelli è l'autore dantesco, nominato ripetutamente a De Vulgare Eloquenzia, nominato, ricordava appunto, evocato esplicitamente come saggio nel sonetto Amore e Corgentil sono una cosa, cioè il sonetto che Dante scrive per spiegare la natura d'amore proprio sull'onda del successo e quindi delle richieste che gli vengono a seguito della canzone Donne che avete intelletto d'amore. E quindi la definizione di amore attribuita al saggio a Guinizelli è necessariamente legata, della natura d'amore definita da Guinizelli, necessariamente legata alle nuove rime che partono con Donne che avete intelletto d'amore. Quindi è un nesso evidente che in qualche modo rinsalda il collegamento tra il canto 24esimo e il canto 26esimo. Si parla sempre di quel nodo cruciale che si svolge usando la numerazione dei capitoli dell'edizione Goni Carrai tra decimo e undicesimo capitolo della Vita Nova. E quindi, appunto, l'eccellenza è un'eccellenza nota. Ecco, Guinizelli è il grande autore di Dante. Questo rilievo nella formazione dantesca viene ribadita infatti nei versi subito successivi, se possiamo vedere la diapositiva che segue, in cui appunto Guinizelli, stupito in qualche modo da questa manifestazione di affetto di Dante, gli chiede appunto quali siano, dimmi che è la cagion perché dimostri nel dire, nel guardar d'avermi caro, e lì di nuovo Dante ribadisce gli dolci detti vostri che quanto durerà l'uso moderno faranno cari ancora i loro incostri, cioè gli inchiostri con cui sono stati scritti. Il fatto che i dolci detti dureranno quanto l'uso moderno rimette in circolazione quello che Dante aveva già detto in realtà canti prima sulla mutabilità delle sorti e della gloria letteraria. È proprio il primo Guido, sappiamo, come diceva, che in qualche modo dura fino a quando non subentra un secondo Guido a prendere il suo ruolo. Quindi l'uso moderno, la menzione dell'uso moderno è in qualche modo anche porre un limite storico all'eccellenza di Guinizelli.
Detto questo, però, insomma, la dichiarazione di dedizione e di filiazione letteraria che Dante fa nei confronti di Guinizelli non potrebbe essere più forte di così. Se non che a questo punto, vediamo la diapositiva successiva, il discorso prende una deviazione interessante. Di fronte alla reazione alla dichiarazione di Dante, Guinizelli prende in qualche modo le distanze, indica un secondo poeta, in cui, che appunto poi vedremo e sappiamo insomma essere Arnauto Daniel, in cui appunto si dice che risiede l'eccellenza soprattutto gli scrittori in volgare. Il miglior fabbro del parlare materno significa proprio questo: chiunque abbia mai scritto in volgare, ecco, tra tutti quelli che hanno mai scritto in volgare, il poeta più eccellente è Arnaut, è quello che vedremo tra un attimo, che supera tutti, supera chi ha scritto i versi d'amore, chi ha avuto l'eccellenza nei versi d'amore, e quindi lo stesso Guinizelli, supera chi scrive prose di romanzi, supera insomma in un certo senso chiunque abbia mai praticato letteratura. Arnaut rientra nei possibili padri di Dante, è anche questo elemento noto. Arnaut è anche lui uno degli autori più citati nella vulgare eloquenza. Sappiamo che lo esperimento della Sestina prende le origini da un esperimento di Arnaut. Semmai colpisce un po' di più nei versi successivi il fatto che a contrasto di Arnaut Daniel, Guido Guinizelli citi e lo faccio equivalere al dato Guittone, quel di Lemosì, cioè Giraud de Bornelli. Qui ci sono dei problemi che adesso non voglio più di quel tanto toccare perché sono abbastanza ampi, però di fatto va ricordato che Giraud de Bornelli viene citato all'interno proprio del De Vulgare Eloquenza come autore eccellente tra i provenzali nelle poesie legate alla virtus, esattamente come Dante cita se stesso come eccellente sotto questo punto di vista. Laddove invece Arnauto Daniel viene ricordato come poeta eccellente nella Venus, quindi nella poesia amorosa, insieme tra gli italiani a Cino da Pistoia. Quindi all'altezza delle vulgare eloquenza la gradazione è quella di un Giraud de Bornelli che è equivalente a Dante e come appunto sempre capita è da ritenere superiore in qualche modo a Arnaut Daniel. Naturalmente la discrasia è stata commentata in vari modi, a partire da Torraca che parlava di testi sostanzialmente diversi, quindi di focalizzazioni diverse, in un caso su elementi di contenuti, in questo caso su elementi di lingua. Fondamentalmente noi dobbiamo forse ricordare che un elemento che spesso si tende a dimenticare, il De Vulgare Eloquenza non è mai circolato in vita di Dante. Dante non lo fa, non lo finisce, quindi non lo diffonde, non lo fa circolare. In qualche modo Dante non doveva giustificare più di quel tanto, quindi un cambiamento di opinione che su qualcosa che fondamentalmente non aveva mai pubblicamente detto. Se c'è un'incongruenza, naturalmente l'incongruenza sta tutta dentro un laboratorio dantesco e quindi possiamo magari in qualche modo interrogarci sul perché di questi spostamenti. Quello che però credo conti più di tutto è il fatto che al di là delle motivazioni, e non sono le uniche, noi sappiamo che ci sono cambi di opinione, cambi di rotta danteschi tra le due opere incompiute, sostanzialmente Convivio e De Vulgari, la Commedia, molto forti. Ricorderò soltanto, non fosse altro, il diverso destino di Guido di Montefeltro e la diversa opinione che ha Dante di Guido di Montefeltro tra il Somma Italiano, appunto ricordato nel Convivio, e invece l'anima infernale, l'anima peccatrice, dannata che incontra nell'inferno. Quello che semmai appunto può essere interessante, ricordando in qualche modo una chiosa fatta da Bellomo su questo passo, è che
Questi versi e la menzione di Arnaut, in sostanza, recuperano in questo canto purgatoriale e lo mettono quindi di nuovo in prosecuzione col canto 24esimo, la dimensione della poesia come poesia amorosa. Cioè ricordare Arnaut, ricordare Guinizelli, ricordare quindi quella stagione, è in qualche modo ricordare una poesia amorosa. Che per Dante si iscrive nel segno di Beatrice, quella stessa Beatrice che molto probabilmente, vediamo la diapositiva successiva, che è anche l'ultima, se possibile, che è quel valore, che appunto nelle parole finali che Arnaut Daniel pronuncerà rivolgendosi a Dante, parole che sono, come sappiamo, un collage di varie citazioni da poesie di Arnaut e non solo di Arnaut, è proprio lei, è quasi sicuramente Beatrice, insomma, direi che l'opinione più sensata, il valore che al son dell'escalina sta guidando Dante verso il paradiso. E potrebbe in questo modo, diciamo, in questo modo, questo canto 26esimo chiudere ciclicamente quella percezione della vicenda guinizeliana che si era aperta in maniera negativa nel canto quinto dell'Inferno, quando Francesca, con le parole proprio con le parole di Guinizelli, Amor che col gentil ratto s'apprende, ricordava la propria perdizione. Ecco, quindi in una palinodia, in cui si chiude questa vicenda, l'evocazione di Guinizelli e della poesia amorosa nel segno di Beatrice purifica quella vicenda che fino a questo punto era rimasta all'insegno del peccato. E chiudo in qualche modo. Dobbiamo tenere conto in queste contraddizioni che abbiamo visto, che ci sono e che sono solo a volte solo parzialmente razionalizzabili. Dobbiamo tener conto comunque del fatto che per quanto noi tendiamo a farlo, la commedia non è una storia della letteratura. Cercare appigli nei passi della commedia per leggere la vicenda letteraria dell'età di Dante, precedente all'età di Dante, è qualcosa di fortemente rischioso, non fosse altro perché maneggiamo una categoria come quella della storia letteraria che Dante non aveva, non poteva avere. I poeti di Dante che appaiono dentro il poema e che appaiono quindi specificatamente quelli che abbiamo oggi visto un po' velocemente dentro il Purgatorio, vanno quindi anche questi pensati non tanto in chiave di una storia della letteratura, ma come tappe di un percorso biografico e culturale individuale. Se sono lì, se sono in quel punto, se noi li incontriamo, se Dante li incontra, se noi li incontriamo attraverso Dante, li incontriamo in quanto elementi di una evoluzione, di una storia personale, di una storia culturale. Il che motiva quindi anche le contraddizioni, motiva le fratture, motiva anche quelli che a noi possono apparire punti oscuri. Razionalizzare, potremmo chiudere in questo modo quello che ho detto fino adesso, razionalizzare in una forma lineare il percorso dantesco, il percorso che Dante fa e le letture che Dante ha fatto e che in qualche modo riaffiorano nella commedia, rischia di farci perdere quello che è poi il filo importante del poema. Il poema, alla fine, non dobbiamo mai dimenticarlo, è la storia di Dante, di un'anima, che è quella di Dante Alighieri, che cerca la salvezza attraverso un viaggio ultraterreno. E tutto quello che entra dentro questo poema è sempre, sempre in funzione di questo percorso. Grazie.